Parto subito un po' aggressivo, molti stanno vendendo tutorial per imparare a fare panche e stacchi. Io questo lo sto mettendo in rete gratis, vi sto facendo vedere tutti gli errori classici della panca piana e vi mostro come eseguire correttamente questo esercizio che è un must da fare in palestra, ma bisogna saperlo fare. A prescindere dai carichi, da quanto sei grosso, sei secco, sei storto, sei dritto. A prescindere da tutto, se sei sano e vuoi fare la panca piana, ecco, questo è l'unico modo per farla. Non ci sono altre cose da aggiungere. Adesso io ti guiderò passo passo nella scoperta degli errori classici, nella scoperta della tecnica corretta. Chiunque non fosse d'accordo, lo scriva giù nei commenti. Non voglio sembrare, diciamo, troppo cattivo, tra virgolette, però è anche giusto che su certi fondamentali non ci sia troppa leggerezza. E non si speculi senza avere cognizione di causa. Perciò noi cerchiamo di mostrare quelli che sono i reali effetti della panca e la reale tecnica di esecuzione. Basta chiacchierare, andiamo di corsa a vederci tutto il tutorial. Iniziamo con questa prima, diciamo così, inquadratura laterale, il carico è zero, bilanciere olimpionico. Andiamo ad impostare già le scapole addotte attaccate. Questo è un errore. Tanti alzano i piedi, ragazzi. Se alzi il piede, la schiena e l'addome non possono collaborare. Se incroci i piedi, ti fai portare uno spritz, ti fai portare un aperitivo in spiaggia, ma non è per fare la panca. Stendere le gambe non va bene. Bisogna essere attivi in questo esercizio con tutti i muscoli, contrarre i glutei, talloni a terra, attaccare le scapole e concentrarsi anche sull'addome. Come vedi, il bilanciere fa un piccolo stacco dal supporto all'altezza petto, no? 12 metri, perché si rischia anche l'infortunio, quindi massima attenzione a non farci male. Questa è la prima cosa da mettere in chiaro quando si fa la panca piana. L'esecuzione si scende, diciamo, su questo possiamo parlare un mese, perché ci sono molte tecniche per fare l'esecuzione, però i 2 secondi a scendere, l'uno a ripartire è un po' un classico. Che funziona perché ci mantiene concentrati, ci mantiene sotto controllo il bilanciere e ovviamente poi il carico quando lo andremo a mettere. Appunto, parlavamo di carico, iniziamo a mettere un po' di pesi. Per chi fosse neofita, mi raccomando, sempre l'uso delle mollette per evitare che il bilanciere si possa perdere i pezzi. Questo comunque è un carico abbastanza basso perché è molto tempo che non facevo panca in questo video, quindi si vede anche dal peso del mio scheletro, ormai quello che ci è rimasto. Cosa importante è non scendere troppo in basso, vedi l'altezza, non quella alta, non quella bassa, si deve stare all'altezza dei capezzoli, la spalla è bassa, cosa fondamentale. Coscia, come al solito, attivo i glutei, tallone forte a terra, scapole attaccate, in arco la schiena perché così si deve fare e poi stacco il bilanciere. Vado giù, torno su. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Più lo fai, più ti concentri, meglio ti viene. La panca, come qualsiasi altro esercizio, deve essere ripetuta, deve essere fatta, 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 finché non viene bene. Se nessuno ti può seguire, guarda di questo tutorial 50 volte, lo incamererai talmente bene che la farai poi in modo perfetto. Vedi, io qua attacco i gomiti alla panca, così sto all'ampiezza giusta, in arco correttamente la schiena, posiziono bene le gambe, mani non troppo strette, altrimenti andremo a fare i tricipiti. Quindi mano, gomito e spalla creano una sorta di angolo a 90 gradi quando si scende, e poi la spinta riporta leggermente, diciamo così, aperte le braccia, quindi non possiamo stare con le braccia strette e stese del tutto, il braccio è leggermente divaricato. Questo è un aspetto molto importante quando si fa la panca, perché in questo modo si va ad attivare il gran pettorale. Non ci sono altre tecniche, tutto il resto sono chiacchiere. Quando si lavora sulla panca piana ci vuole metodo e concentrazione. Te la mostro anche di fianco, di profilo. Guarda qui. Allora, impostazione, talloni fase 1, glutei fase 2, non lasciamoli morti, glutei stretti, in arco la schiena, guarda il costato, bello aperto, attacco le scapole e sono ben piantato sulla panca. Guardate quanto spazio
c'è fra il supporto e lo stacco. Saranno 7-10 centimetri, non 20 centimetri, 30 centimetri. Guardate, è mini. Si prende e si va, si scende e su. Si controlla bene il movimento e su. Si controlla bene il movimento e su. Questo è quello che io ti direi se stessi lì con te a farti lezione privata. Quindi, questo video qua è un tutorial privato perché dura 6 minuti, sono 5 di esecuzione, devi prenderlo perfettamente alla lettera, vedi che non sporco mai, devi essere identico perché le scapole addotte ti permettono di spingere l'ultima, la penultima se sei stanco. Ora che ho messo un po' di carico, guarda già come cambia. Quando si inizia a mettere un po' più di ciccia è inevitabile che occorra più concentrazione. Ok, magari ne fai una in meno, non è una gara con nessuno, è semmai con te stesso, ma la gara più importante è quella di non farti male. Cerchiamo di portarcela a casa e di vincerla, ok? Quindi concentrazione, evitiamo gli infortuni e cerchiamo di costruire il miglior esercizio possibile. Quando hai finito, agganci e ti alzi. Insomma, la lezione privata è finita, ve l'ho fatta perché veramente meritate tutto questo, siete ormai tantissimi. Oltre 4.000 iscritti, confido di arrivare a 5.000 entro poco tempo. Grazie a voi che metterete adesso su un bel pollicione e magari condividerete il nostro canale con i vostri amici che hanno voglia di tornare in forma. Noi siamo uno staff, diciamo, a questo punto definisco VKT uno staff di ragazzi che sono veramente molto professionali, ci tengo a dirlo. Per tutti quanti, chi sta scrivendo adesso gli articoli sul sito, sul blog, chi si presenta anche con alcuni video che io sto condividendo sul mio canale, ecco, sono tutti ragazzi che hanno veramente voglia di fare, noi ce la mettiamo tutta perché offriamo da sempre professionalità e benessere. Poi, se tu vuoi diventare grosso, se vuoi restare secca, secco, quello che vuoi, per ogni persona c'è un prospetto personalizzato che potrà richiederci. Comunque, a prescindere da noi, ricordati che ogni percorso deve essere affrontato con un professionista perché altrimenti rischierai di fare o danni o di non raggiungere i tuoi risultati. Perciò non ti resta che iscriverti al canale, condividerlo con i tuoi amici e le tue amiche e lasciare, come già ti dicevo, sul pollicione. Ciao e al prossimo tutorial!